Taglio del nastro per la 32esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, una vetrina di straordinaria importanza, un evento eccezionale al quale ovviamente il nostro territorio non poteva mancare. La storia, la cultura, l'arte, gli eventi, la tradizione verranno raccontate ogni giorno dalla provincia di Lecce. Quest'anno abbiamo un obiettivo importantissimo, che è quello di fare in modo di convincere i turisti a venire nel Salento non soltanto nel periodo di luglio e di agosto. È un problema, un'esigenza che chiaramente richiede il territorio, ma in modo particolare perché vogliamo convincere i turisti a venire in altri mesi, in altre stagioni, proprio perché abbiamo un programma di eventi importante da far conoscere, da far scoprire, da far appunto assaggiare. Quindi ecco, questo è il motivo e questo è l'obiettivo per cui siamo qui quest'anno, presentando appunto un pacchetto di un calendario di eventi che vanno dalla cultura, dallo spettacolo musicale, dall'enogastronomia, all'arte, arte, alle mostre, per cui ecco, speriamo che quest'anno questo evento possa sicuramente convincere i tantissimi turisti che amano il Salento a venire anche in altri mesi dell'anno. La Puglia ha conquistato risultati così straordinari che adesso abbiamo proprio il compito urgente, imminente di un ulteriore rilancio, intercettata dagli stranieri, da moltissimi paesi, da moltissime realtà internazionali che hanno individuato molti territori turistici. Indubbiamente il Salento nel corso di questi anni ha avuto un picco eccezionale, anche perché coniuga mare, arte, spettacolo, territorio e enogastronomia. Per la verità questo è il leitmotiv di tutta la nostra realtà regionale, risultati omogenei dappertutto, e il Salento si fa segnalare per la sua originale dinamicità. Cos'è che affascina di più del nostro territorio? Ma sicuramente sarebbe facile dire la bellezza delle nostre coste, il nostro mare, ma io penso anche al nostro entroterra, ma penso soprattutto a un mercato che si sta affermando e che secondo me, soprattutto come enti pubblici, dobbiamo guardare con grande attenzione, che è quello dei percorsi enogastronomici. Noi abbiamo dei prodotti dell'agroalimentare da non invidiare a nessuno, sono dei prodotti ottimi, squisiti, unici, e perciò sicuramente dobbiamo promuoverli nel modo migliore, perché sono veramente tanti i turisti che si spostano seguendo questi percorsi, perciò partendo dalla promozione del nostro vino, ma per arrivare all'ortofrutta, ai nostri prodotti, all'olio eccetera eccetera, insomma abbiamo tanta di quei prodotti da poter promuovere, che sicuramente possiamo colpire la fantasia dei nostri turisti. Da oggi comincia un cammino che ci porterà in giro per il mondo, tutta la Puglia unita come sistema, una regione che ha scelto consapevolmente di essere una destinazione turistica, di farlo pubblico e privato insieme con tutte le energie possibili. Qual è la strategia di comunicazione quest'anno? Live Your Puglia Experience è il claim che abbiamo scelto quest'anno e che porteremo in giro nelle fiere del 2012, proprio a significare la molteplicità di esperienze che questo territorio è in grado di offrire a una ampia gamma di target possibili.